Ciao a tutti e bentornati, sono Nico e in questo nuovo video vi parlerò e vi mostrerò come funziona, come è fatto un saturimetro o detto anche oximetro. In questo caso vi parlerò di questo soggetto specifico. Ma che cos'è un saturimetro? Il saturimetro serve a misurare la percentuale di ossigeno legata all'emoglobina, quindi detta più terra terra, la percentuale di ossigenazione del sangue. Questo modello in particolare permette di connettere tramite Bluetooth a un telefonino Android o Apple in modo da poter creare un registro con i vari dati raccolti e di esportarlo in formato PDF. Questo apparecchietto funziona con due pile a tripla A, quelle sottili, adesso per sicurezza ve le faccio vedere. Come funziona? Si indossa su un dito. Se avete smalto alle unghie o gel alle unghie, toglietelo, non va bene. Il funzionamento, come dicevo, è semplicissimo. Basterà pigiare su quest'unico tasto e l'ossimetro si avvierà. Il display ci rilascerà dopo qualche secondo il livello di ossigenazione della nostra emoglobina e i nostri battiti cardiaci. Il livello di ossigenazione ottimale è dai 95-96 in su. Se il valore è al di sotto di questi 95%, si parla di ipossemia, che va da lieve a moderata e grave. Però adesso io non sto a spiegarvi queste cose perché vanno al di là del mio campo. Facendola molto molto semplice, al suo interno c'è una fonte di luce che emette degli impulsi luminosi a una specifica frequenza che, attraversando il dito, incontreranno l'emoglobina che è presente all'interno delle arterie e delle vene. A questo punto, un rilevatore di luce, che si trova invece nella parte bassa di questo apparecchietto, misurerà la quantità di luce che è riuscita ad attraversare il dito e poi, tramite uno specifico software di calcolo, ci restituirà la percentuale di ossigeno presente nel nostro sangue. Adesso invece vi mostrerò come funziona l'app, quantomeno sui dispositivi Android. Per far ciò io ho già scaricato e installato l'app tramite il codice QR code. Prima di avviarla dovete attivare sia il Bluetooth che il GPS, altrimenti Android non riconoscerà il dispositivo. Non dovete andare a fare la selezione del dispositivo, basterà semplicemente attivare il Bluetooth, attivare il GPS e accendere il dispositivo. L'app in questione è questa qui, ci clicchiamo sopra. L'ossigenazione del sangue e i battiti cardiaci. Altra cosa importante è il P, che è il valore numerico che indica l'intensità delle pulsazioni nel punto in cui viene posizionato il sensore. Possiamo impostare tramite la campanella i livelli di allarme, attivarli o disattivarli e impostare i vari valori. P va da 0 a 20. Cliccando qui sul grafico è possibile ricreare il grafico anche per giorno e orario, ed è possibile cliccando sul tasto export esportarlo tramite messaggio, email. Con questo concludo il video, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina in modo da essere avvisati quando YouTube vuole di tutti i nuovi video. Da Nico è tutto e alla prossima.